possibile fare enduro dopo 4 giorni dal conseguimento della patente? Tutto questo con uno dei piloti migliori al mondo? Meglio di così non si poteva. Forse l'esperienza più incredibile della mia vita. Quindi, ho avuto un insegnante speciale. Gli ho chiesto come ha fatto a raggiungere quei traguardi. Il tutto commendato dai miei genitori e dalla nonna Lupiz, che voi conoscete bene. A vedere dalla mia faccia, oggi ho realizzato un piccolo grande sogno. In tutti questi mesi ho fatto la pratica della patente, poi l'ho presa l'altro giorno e oggi sono con il mio insegnante speciale Andrea Verona, che mi insegnerà a fare enduro. Partiamo dalle basi, ci vestiamo insieme. Allora, sta per succedere l'accaduto, quindi qui c'è tutta la roba che mi devo mettere e ovviamente Andrea è già vestito e mi aiuterà a capire passo per passo cosa mettere, dove, perché e come. Ginocchiere, prima cosa. Teoria c'è destra o sinistra? Sono già confusa con le ginocchiere, mi viene da ridere. Quando prendiamo le ginocchiere, interpretiamo. Con pantaloni. Ok. In fondo c'è mio padre che se la ride, adesso poi tiro fuori. Ok. Questo è il top di Andrea. Così. Ok, andiamo in moto. Diciamo che sulla mobilità c'è ancora da lavorare. È un grande ritorno per me e per la mia famiglia, perché voi mi avete conosciuta sulle 4 ruote più o meno. In realtà la mia famiglia arriva dalle 2 ruote, perché mio zio correva in motocross quando era giovane ed era un campione italiano e mio papà l'ha portato in giro per tutto il tempo in Italia e in Europa, quindi il papà sarà un po' emozionato secondo me oggi. E questa è la bestia. Gas 354 tempi, è nuova, nuova, mai usata, me l'hanno data la scorsa settimana. Cioè vuoi infierire tu con dicendo questa roba qua? Andiamo benissimo, andiamo benissimo, nuova, bene. Qui mi stava salendo la paura. Dietro al tuo numero c'è una storia particolare. Sì, sono 99, quindi 1999, 99 è il mio numero. Sono citato altro un po' di schizzi che può essere il fango, così lo sporco del... da fuori strada, niente, brillantinato, perché mi piace brillantinato anche al sole. Ah, hai capito, è un altro tocco, questo è un altro tocco di Andrea. Io invece vado total black e mi hanno detto che anche questo è nuovo, quindi cioè mi hanno dato tutti troppa fiducia. Io già rido. Così è il giusto. Ok. Bene, salgo per la prima volta su quel tipo di moto. Innanzitutto devo prenderci un po' la mano con la frizione, la partenza. Tieni premuto questo e acceleri un po'. Un po', poco. Scene epiche e dove trovarle di Andrea che mi accompagna alla partenza. Perché dovete sapere che questa era la mia prima esperienza con un fuoristrada, ovviamente. E la moto di Andrea era anche un po' più alta per me e quindi facevo un po' fatica a salire e a scendere. Di conseguenza le ripartenze sono state un po' difficili all'inizio. Poi ho preso leggermente della confidenza e ho iniziato ad andare avanti e indietro, iniziando a sentire un po' le marce, la prima, la seconda e la terza, perché poi bisognava fare gli step in avanti, ragazzi. Non riusciamo a farli fare qualche pezzo della pista del duro. Fermi tutti, ma dopo essere stati in macchina con Tanax, sempre grazie a Red Bull, cosa fai? Non fai un giro in moto con Andrea? Buona visione! Andiamo piano, andiamo veloce. Oddio. Ma si può andare veloce, vai veloce. Devi decidere te. Vai, vai veloce, vai veloce. Siamo saliti. Vai. Quel giro mi ha dato un senso di libertà allucinante. Ma adesso iniziano le difficoltà. Voglio imparare a fare le discese e le salite. Che figata il giro. È facilissimo, nel senso che non devi fare niente. È come andare in piano, non acceleri, non fai niente. Te parti, metti sui piedi, non acceleri, non fai niente, non tiri frizione, non freni, tanto sotto c'è lo spazio. Prendi un po' di velocità sicuramente, però non frenare di colpo, perché sennò la moto inchioda e si mette di traverso. Lo lasci correre
e vai giù, guarda, te la faccio vedere io da fuori, ok? Fai così. E vai giù piano. Va bene così? Sì. Gira a destra qua che andiamo in giù. Brava. Scegliti un po' più avanti. Vedi come sei molto più dritto. Anche quando stai Ma andando. Ma voi come fate a tirarvi su in piedi mentre andate? E vuoi provarci? Sì. Ci ho preso gusto. Beh. Ma cado? No. Sì, vabbè, Andrea nella posizione perfetta. Io, boh, non mi commento che faccio prima. Sapete quando andate in bagno e non ti puoi appoggiare perché non è la carta igienica? Ecco, stessa roba. No, ma voi non siete pronti. Siete pronti? È successo. Metti una marcia in meno. L'abbiamo portato a casa. Hai capito perché ti ho detto a scale una marcia? Perché eri troppo... Sì, era troppo... Eri troppo una marcia alta. Cioè, stava andando tutto bene. E l'abbiamo portato a casa il crash. Sì, ci siamo migliorati molto. Però devi sempre ragionare con la marcia. Andrea, ma scusami, quando tu sei in quella posizione lì, però non riesci a tirare su la marcia. O sì? Stai ferma lì, guarda. Come si dice? Devi portare un po' il piede sotto. Brava, scala, ok, vai. Dovete sapere che qui ho ripetuto tutto il tempo, Carolina, non tirare il freno anteriore, non tirarlo, che tieni una cartella indimenticabile. Brava, vai seconda, brava, metti una marcia, ok, alzati in piedi, su, ancora, vai un po' indietro con qua. La posa quella smargiassa l'abbiamo portata a casa, più o meno. A posto, così va bene, bella. Vuoi provare? Secondo me ce l'hai. Grazie mille Andrea per la fiducia, ma queste saranno le ultime parole famose. Sei in seconda, filo di gas. Quando sei là dai un filo di gas continuo e va su. Ok, ero tipo Carolina, massima concentrazione. Ti giochi tutto con il... Va bene, ce la posso fare. Parto con la massima convinzione. Ok. No! Cameraman. Ora bando alle ciance, vi lascio lo show di Andrea, così vi rifate gli occhi e si può divertire dopo tutta la pazienza che ha avuto. Conoscere meglio Andrea e il lavoro che c'è dietro questi 6 titoli mondiali. Allora, siamo arrivati alla fine delle nostre 2-3 ore di allenamento. Come sono andata? Bene, dai, migliorata. Quello è importante, no? C'è stato un progressivo. Ok, bene, allora questa intanto me la porto a casa, poi ci sarà la versione dei miei genitori che probabilmente diranno qualcosa di diverso. Un voto? 6.5. Per me è stata bravissima. 8.5.
Andrea, io ti volevo innanzitutto chiedere la tua passione delle due ruote, a che età parte, perché spesso io arrivo dal mondo delle quattro e spesso è una passione che ci tramandano i nostri genitori, il papà. Sì. È stato così anche per te? Sì, uguale. Ho cominciato fin da piccolo, mio papà correva in moto, fin da proprio piccolo, sempre andato alle sue gare e non correva ad altissimo livello, però comunque a livello regionale. Appunto, ho cominciato la passione, prima moto 3 anni e mezzo, quindi okay, proprio da piccolo. E poi niente, qua 2006, quindi avevo 7 anni a prima gara e poi... Sei 6 volte campione del mondo. Sì. Cioè, una volta che hai raggiunto... cioè lui è 99, sono 98, quindi siamo proprio giovani. Qual è il tuo prossimo sogno, se c'è un sogno sicuramente nel cassetto? Beh, sicuramente quello di ripetersi sempre, di riuscire ad arrivare a maggior numero possibile di campionati vinti, cercare di essere sempre, diciamo, il migliore, cercare di essere numero uno più volte che si può, e sicuramente non è facile perché è un po' l'obiettivo di tutti. Certo, quindi, e certo, quindi tanta come in tutti gli sport ovviamente, però insomma, ci proviamo. Io ti volevo chiedere, dato che i ragazzi sanno che il mio sogno del cassetto che ho spuntato oggi dalla lista di cose da fare prima di morire, perché io ho una lista, vabbè, un po' così, è l'enduro. Ma che grande differenza c'è? Perché io so che tu l'hai fatto anche l'hard enduro, tra enduro normale e hard enduro. Sono allora, due mondi un po' diversi. Sì, sono un po' diversi, diciamo che più o meno è lo stesso genere, però si cambia un po', diciamo, il tipo di gara e il tipo di percorso. L'hard enduro è un percorso più difficile, più lento, c'è molta tecnica. Io ti ho visto scalare delle... Sì, sono stato su all'Herzberg quest'anno, dove appunto è una gara, si chiama enduro estremo in italiano, hard enduro, enduro estremo, diciamo proprio dove è al limite del praticabile con una moto, ok? Quindi salite molto impegnative, discese molto ripide, zone proprio al limite del possibile. Mentre l'enduro che pratico io, l'enduro chiamiamo tradizionale, sempre percorsi fuori strada, quindi non in pista, però dove conta il tempo, quindi si crea un percorso, vince chi è il più veloce a percorrere quel percorso. Bello capire le differenze. Io sono abituata a commentare di solito durante l'anno le gesta di Red Bull con Max Verstappen in Formula 1 e Red Bull segue poi quelli che sono i grandi campioni in diversi settori. Cosa vuol dire essere un pilota Red Bull? Ma sicuramente è un grandissimo onore far parte di questa famiglia che è enorme. Sai che se un atleta è Red Bull è un atleta forte nel suo settore, nel suo sport. Quindi sicuramente è un sogno che avevo fin da quando ero piccolo, diventare un atleta Red Bull, quindi è il top, diciamo, indossare ogni volta questo casco grigio e blu, argento e blu. Speriamo di poter continuare molti altri anni indossando questo casco. Hai qualcosa da dire a dei ragazzi che vorrebbero iniziare un percorso nell'enduro, nel motocross, comunque nelle due ruote, tu che già di storia ne hai scritta abbastanza? Sicuramente conta il divertimento, la passione, è la prima cosa che ci vuole per cominciare un percorso del genere. Poi ovviamente dipende uno che tipo di percorso vuole intraprendere, se è un percorso per solo divertirsi, per puro divertimento, o se è un percorso più anche mirato a cercare di diventare qualcuno e provare a emergere in questo sport. E sicuramente per emergere è molto difficile, ci vuole molto sacrificio, dedizione, molto allenamento, tempo anche, perché non è una cosa che succede da un giorno all'altro, ma ci vuole tempo, perché bisogna accumulare esperienza, allenamento, e ha visto oggi che non è proprio così facile. Ragazzi, è stata una giornata talmente speciale per me che poi alla sera, tornando in hotel e ripensando a tutto quello che è successo, mi sono emozionata. Andrea, grazie di tutto e grazie mille al team Red Bull per aver realizzato questo sogno. Grazie mille Andrea, lui diventerà Santo Andrea per tutta la pazienza che ha avuto oggi con me. Ringrazio ancora a te e tutto il tuo staff Red Bull per questa immensa opportunità che mi hanno dato. Fatemi sapere nei commenti come me la sono cavata, lui mi ha promosso. Ciao. Ciao a tutti, grazie. A voi il giudizio universale della nonna Lupiz. Sembri un'aquila però, vai bene, eh? Buona ne in bene, mi sta mia fer col lavoro lei. Casca, tanca? Ma porca miseria, mi ha fatto vedere te di quanto è caspire. Sai che quella là dietro sembra tua mamma? È la mamma, nonna. Eh? È la mamma, infatti. E lei? Veda, dove ti è bruciata già. Meno male che non... al TG di mia brucia. Ciao ragazzi!